è fresco appena fatto. Eccolo qua. Odore di paglia, di mucca, di... Buongiorno gattino. Ciao a tutti, vi volevo fare vedere come sono usciti i tulipani, tutti questi fiori primaverili che sono bellissimi. Buongiorno gattino. E di quanti? È fresco appena fatto. Allora ho preso il latte fresco, è ancora caldo quando tocchi il barattolo e c'è anche l'odore di latte fresco. Io di solito faccio spesso in casa il primo sale, la ricotta, ma non ho mai cioè non so perché non l'ho mai condiviso come lo faccio, anche perché io faccio dopo questi polpettini, no, di ricotta, di mozzarella. Adesso torno a casa e facciamo la nostra ricotta. Mi sono caricata anche la macchina con la paglia, c'è anche un baule, così mi sono portata avanti con i lavori. Anche dopo lo voglio mettere nell'orto la paglia. Ho la macchina che c'è tutto odore di paglia, di mucca, di latte. Vabbè, non importa, ecco, tutta roba sana. Adesso vi mando un bacione, andiamo a casa e facciamo la nostra ricotta. Ecco qua ho 3 litri di latte, lo mettiamo a fiamma bassa, intanto questo lo lascio qua che con questo faremo la ricotta. Allora mentre il latte si scalda preparo il succo di limone. Allora possiamo, di solito viene fatto il primo sale con il caglio, che è quello che si vende in farmacia, o quello vegetale o quello di origine animale. Allora però se non siete tanto esperti per fare questa ricotta, se magari lo volete ecco, provare, il caglio cosa fa? Va controllato molto perché se va, allora quando il latte si scalda a una temperatura di più di 37 gradi, 37,5, adesso non mi ricordo bene, se si alza di più allora il caglio ecco, non funziona più. Invece bisogna tenere ecco, sotto controllo. Invece con il limone non abbiamo questo problema. Abbiamo bisogno di succo di limone, vedo che di solito la gente lo fa anche all'occhio, io di solito sempre lo faccio così, a un litro di latte uso 20 ml di succo di limone,
per cui per non rischiare con il calo che magari non vi esce bene, direi di provare prima con il succo di limone. E poi se vi può piacere il procedimento come si fa, perché sicuramente vi assicuro se voi lo provate a fare in casa, questa ricotta lo vorrete fare sempre, perché ha un gusto molto migliore di quello dal supermercato. E poi se siete fortunati anche di avere latte fresco direttamente dal contadino, ecco, vi esce ancora meglio, sia primo il sale che la ricotta. Dalle mie parti costa 70 centesimi al litro, addirittura questa persona me lo regala così. Per cui insomma c'è la differenza di prezzo e in più la soddisfazione è unica. Mi serve a me 60 ml perché qua ho messo 3 litri di latte. Guardate, adesso ho un forte ricordo dalla mia infanzia. Mi ricordo che quando ero piccola e andavo dalla mia nonna, stavo soprattutto in estate lì, lei aveva la mucca e in quel periodo là le persone cosa facevano? Vivevano con, tipo vendevano la ricotta, il primo sale, il latte direttamente, vendeva alle persone. E quando veniva qualcuno a comprare il latte, che magari prendeva il barattolo, no, della mia nonna, allora la persona quando riportava il barattolo indietro e si usava, c'era una usanza che tipo lo lavava a casa e poi quando lo riportavano indietro doveva avere tipo un po' di acqua dentro e un pezzettino piccolo di pane dentro. Era così una usanza dove si diceva che tipo auguri che la mucca faccia più latte, non qualcosa del genere, adesso non mi ricordo perché comunque ero anche molto piccola, però è così, mi risveglia ogni volta quando faccio la ricotta in casa, quando lavo questo barattolo, mi ricorda molto quei periodi là della mia infanzia. Lo lavo bene finché il nostro latte diventa più caldo, così lo lasciamo anche tutto pulito dietro di noi. Ecco, adesso già sta per bollire, vedete che ha anche una pellicina sopra. A questo punto io già aggiungo il succo di limone e mescolo, però prima mi sono dimenticata di mettere un po' di sale dall'inizio, per cui niente, lo metto adesso. E adesso faccio questo, metto il succo di limone, lo pian piano. Adesso dovrà separarsi la proteina dal siero del latte. Dobbiamo proprio vedere, lui deve trasformarsi tipo in un colore più verde e diventerà più liquido. Lo perché sopra e lo lascio così riposare almeno per una ventina di minuti. Ecco qui il nostro latte si è stato già qua un 25 minuti. Nel frattempo sono stata anche fuori, avevo impiantato un po' di rose. Ecco che è pronto. Per la prima cosa faccio questo. Prima prendo la parte più liquida, ok? E lo passiamo in queste ciotole, in questi cestini. Perché se no, se mettiamo prima i fiocchi, ok? Del latte e dopo alla fine prendiamo la parte liquida, cosa succede? Che attraversa tutto il nostro formaggio, no? E lo inzuppa troppo di siero. Per cui prima prendo la parte liquida, ecco qua, riempiamo le nostre cestine. Dopo questo siero non lo buttiamo perché faremo la ricotta. Ecco, io ho preso la parte liquida e vedete come qua già è rimasto dei fiocchi molto più concentrati. Ecco qua, e adesso prendiamo anche i fiocchi. Ok, e riempiamo un'altra ciotola. Ok, adesso ecco, gli do così un po' la forma. E lo lasciamo che esca tutto liquido, cioè il siero.
Allora la ricotta la facciamo con il siero che è stato avanzato e in più aggiungiamo anche il latte. Lo facciamo di nuovo scaldare. Così quando il latte si mette insieme a questo siero, i fiocchi dopo diventano più piccoli, cioè proprio classici per la ricotta. Adesso vediamo se non faccio disastri qua. Oh! Ok, adesso ho spento già il fuoco, si è già scaldato bene, aggiungiamo di nuovo il limone. Non aggiungo tutto perché mi serve anche per un'altra cosa. Lo mescoliamo pian piano e lo lasciamo di nuovo riposare. Ecco qua, ho già passato tutto e qua lascio così, ho fatto anche un po' di ricotta. Allora, metto da parte. Adesso vi voglio dire questo, il siero del latte non lo buttiamo perché ecco, lo mettiamo anche in frigo, può stare anche 4-5 giorni, ma se lo volete conservare per più tempo lo mettete in una bottiglia, qualcosa e lo mettete in congelatore. Lui dopo quando si scongela è comunque buono, è buono per assaporire i nostri piatti, soprattutto per fare il pane in casa, anzi adesso faremo anche il pane in casa con questo siero, cioè. E invece di mettere l'acqua, noi mettiamo questo siero, ma c'è un gusto unico, spettacolare. Possiamo anche usarlo nei frullati, possiamo usarlo nei biscotti, in tutto, ci sono tante ricette dove lui va usato. E quando facciamo qualcosa con questo siero, insomma, siamo su un altro mondo, ecco, parliamo di una cosa molto più buona. Alla fine, qual è la differenza tra primo sale e la ricotta? È che il primo sale, anche quando lo tagliamo, è più compatto, okay? Cioè tipo rimangono le fettine. Invece la ricotta, perché l'abbiamo aggiunto in quel siero di latte, e grazie all'acidità del siero di latte, i fiocchi sono più piccoli e anche una consistenza diversa abbiamo, è molto più sbriciolata, ecco, mi viene di chiamarla così. Do un'altra spolverata di sale, ecco qua, un po' lo giro e lo mettiamo in frigo. Ecco il nostro primo sale bello compatto, bello, rovescio anche il secondo. Ok, adesso voglio tagliare questo formaggio primo sale proprio per farvi vedere come la fettina sta intera e la consistenza. Eccolo qua il nostro formaggio primo sale, è buonissimo. Ecco, basta spalmarmi un altro po' di sale con un pezzo di pane fresco caldo, molto buono. Stupendo. Io qua ho già preparato la farina, ho messo un po' di farina di semola e un po' di 00. Aggiungiamo sale. Metto lievito secco, aggiungiamo anche un po' di olio di oliva, giusto così 3 cucchiai. Adesso aggiungo il nostro siero di latte. Adesso lo voglio comunque un po' lavorare a mano, se riesco a capire meglio se è sufficiente o sposto. Adoro io l'impasto quando è fatto con il siero di latte. Lui ancora deve, ce lo dobbiamo mettere a riposo e lui già comunque è soffice, è gonfio. È una bella sensazione, no? Quando lo tocchi. Ecco qua, mettiamo un po' di farina e lo mettiamo a riposare. Metto un po' di farina qua. Metto a riposare. Adesso lo mettiamo a calduccio finché vediamo che raddoppia. Ecco, il mio pane si è già riposato un po', bagno un po' con l'acqua. Faccio questo passaggio così, dopo di nuovo lo lascio a riposare per altri 20 minuti, dipende adesso anche dalla temperatura della nostra stanza, quanto caldo è, importante che sia.
alza bene, che cresci bene. Ecco qua. Adesso lo rimettiamo di nuovo qua. Adesso lo lascio riposare un altro 10 minuti, dopo lo mettiamo in forno. Allora tra poco metteremo il pane in forno, nel frattempo voglio fare delle polpette di ricotta. Ecco qua la nostra ricotta, vi volevo far vedere la consistenza, vedete com'è, ecco, è tutta che si sbriciola, no? non ha la stessa consistenza del primo sale. E metto anche un po' di mozzarella, due uova e metto anche un po' di sale e aggiungo anche la farina, circa 5 cucchiai. Ecco qua, circa 5 cucchiai di farina, e adesso dobbiamo tutto amalgamare per di loro. Qua oggi ho messo a scaldare l'olio nel tegame. Le mani vai a cambiare parti. Qua li facciamo così, rotondi, e li mettiamo a soffriggere. Sono molto buoni, soprattutto caldi. Mi sono preparata anche una tazza di tè, adoro di mangiare questi polpettini con il tè. Se vi li faccio vedere come sono morbidi, molto buoni, vedete la mozzarella come si allunga. Ecco che il pane è già pronto. Adesso vi lo faccio vedere quanto deve essere bello. Eccolo qua. È un spettacolo questo pane, vero? Cresciuto bene. Adesso lo sposto. Mettiamo qua. Allora, prima di andare fuori, vi volevo lasciare un altro codice sconto per le candele Avamè di questo mese. E vi volevo parlare un attimino di loro, visto che comunque già penso che è più di un anno che io uso questi candeli, sono molto contenta, però comunque ci tenevo, ecco, magari di dire la mia, quale di questi candeli consiglierei, quale, cioè cosa fare con i barattoli. Allora, partiamo da questo spray che, se non sbaglio, è al limone. Questo spray è ottimo, questo qua è il mio già secondo barattolo, perché ha una fragranza molto fresca, leggera. Ad esempio l'ho usato anche d'inverno e anche di estate. Spruzzare due spruzzi sulle tende o ad esempio anche sui cuscini decorativi sul divano. Io adoro anche spruzzarlo sul lenzuolo appena lavati e puliti. Ma la mia preferita, quella che mi ha colpito, mi ha fatto innamorare da subito, è questa bianca, la candela Paris. Ecco, se voi siete magari molto femminili, avete delle caratteristiche molto femminili, delicate, allora questa candela Paris fa per voi. Poi questi che
contenitori, queste barattole abbellisce molto anche la nostra casa con questi colori. Possiamo usarle anche in cucina per mettere dentro foglio di alloro, pepe, sale, o anche in bagno per mettere tutto quello che serve per la pulizia del viso, o insomma oggetti piccoli. Possiamo mettere anche dei fiori piccoli nei diffusori, quelli profumati. Vi lascerò il codice sconto nella descrizione del video. Sono delle formiche. Prima c'erano. Ci sta salendo una da te. Sì. Da un po' di foglie per ricoprirsi. Ciao ciao capella! Quest'anno faccio l'orto rialzato. Guardate, vi volevo raccontare un po' la mia avventura nella ricerca della terra per le vasche. Sono andata in queste aziende che fanno tipo movimento terra. Non trovavo la terra che la volevo e che era tutta così sabbiosa. Veramente ho fatto tanta fatica a trovare la terra come lo volevo. Sono andata anche ai più grandi vivai della zona, dove vendono anche queste big bag di terra, solo che lì è un terriccio molto soffice e richiede tanta acqua. Ecco, non trovavo una via di mezzo, perché questa sabbiosa, dal mio punto di vista, quando piove o lo bagniamo, si forma come una specie di cola. Guarda lì, c'è mossa lì. Non sono sassi. Avrei mai immaginato, no, di trovare così, di fare fatica di trovarla. Mi sono andata anche a informare, volevo fare anche le vasche con il compost. Questo qua è quello tipo fatto vegetale, dai fuoli, dai rami, non è quello alimentare. Quello alimentare contiene anche della plastica e non lo volevo. Poi mio vicino di casa mi ha portato qua da una famiglia che hanno la fattoria. Ho preso la terra da di là, l'aveva bella nera soffice, e in più anche le tame di animali, per cui questa terra per me per 4-5 anni, ecco, è a posto. Non ha bisogno di niente sostanze per nutrire, lei già bella nutriente. Ecco qua, ho preso il telo, questo sarebbe tipo per che non cresce l'erba, però comunque non ho intenzione di metterlo sotto, magari metto un po' di foglie e di rametti. Adesso vedo quello che sono riuscita a mettere da parte. Questo telo lo voglio mettere proprio sui lati della vasca, penso che così anche non marcisce. Ecco, prima, visto che devo sempre bagnare, che magari riesco a proteggerlo, e in teoria dovrebbe anche trattenere di più l'umidità dentro, magari in questo modo anche facciamo risparmiare un po' di acqua. Guardate, ero partita con l'idea di fare l'orto con il compost, ma facendo una ricerca più approfondita e parlare con tante persone, vi dico che non c'è il fertilizzante migliore di quello di letame di animale, cioè di mucca, per cui niente compost, andiamo comunque sulle cose molto più nutriente. 50? Perché dobbiamo attaccare 51. Sulle vasche. Dobbiamo tagliare tutto. Era troppo chiuso. Dobbiamo tagliare tutto. Trovati le uova, dai, dammi. Esci fuori. Anche tu ce l'hai. Piano. Quattro. Hai visto quante? 6. Chiudo la porta. Lascia aperto. Dai, esci. Adesso arriva il gallo e ti mangia. No. Aiuto a mischiare. Oh, questo
porcini. Ma non è di paglia, oh. Allora sotto ho aggiunto, ho messo la paglia, in più avevo ancora conservato da questo inverno, anzi dell'autunno scorso, avevo conservato tutte le foglie dai alberi quando cadevano. Ecco, l'ho messo qua sotto così sarà anche, in più anche quella paglia trattenerà anche l'umidità, in più non uscirà l'erba. Adesso carichiamo le nostre vasche. Allora sopra ho comunque messo un po' di terriccio, questo completo che è tipo non quello che si vendono, e in questo modo lo rende ancora più soffice, però non, cioè non ho messo tanto perché guardate questo terriccio soffice che si vende, lui è molto leggero per cui richiede molta acqua. Ecco qua, ho ottenuto un bel terreno. Adesso riempio tutto e poi deciderò, comunque voglio fare un orto un po' particolare, cioè voglio mettere comunque sì pomodori, tutti quei cetrioli, però lo voglio anche abbellire, mettere un po' di fiori, dopo vedrò in che modo, ecco, riesco ad organizzarlo ed abbellirlo. Adesso tagliamo quei due rami, che così non fa l'ombra su questo angolo dove stanno le vasche. Ecco, quest'anno voglio tenere proprio tutto davanti a soglia, perché ho visto che l'anno scorso quello che mi stava insomma sotto l'albero non è che ha fatto un granché. Quando abitavo in un condominio non vedevo l'ora di vedere i vestiti dei miei bambini e corridotti così dopo una giornata che giocano fuori. Ho messo tutto a mollo così che dopo li butto in lavatrice. Allora ho preparato anche qua un po' di vasche, metterò forse anche altre due, dopo vedrò. Quando piove, no, ad esempio per andare in fondo all'orto e ti vieni lontanino e un po' magari ti bagni, però qua vicino voglio avere qualcosa tipo per fare un po' di insalata, tipo un po' di cipolla, anche qua due o tre pomodori, vediamo. Per cui ho preferito, ecco, di fare un po' di vaschette anche qua dove mi è più vicino alla porta. Allora nelle vasche avevo già messo due tipi di terriccio, adesso voglio mettere un po' di terriccio di questo, e ci ha detto di mettere proprio appena appena, perché se metto tanto rischia che i semi escono troppo, cioè tipo che le piantine escono troppo velocemente e così magari, non so, immagino io che crescono un po' deboli. È un terriccio universale, c'è scritto qua ideale per l'orto, il giardino, nutre e rende soffice il terreno, ricco di sostanza organica umificata. Non ho mai provato, sono proprio curiosa a vedere come usciranno le mie piantine con questo terriccio. Allora nell'orto, anche dove abbiamo fatto le vasche, aggiungerò, non adesso, lascialo un po' più avanti, aggiungerò anche l'humus di lombrico, perché come vedete, non so, quest'anno voglio proprio così un orto molto molto bio. Humus di lombrico so che è ottimo per gli orti, per le piante, per cui appena mi arriva, e andiamo anche a dare una spolverata di anche del humus dell'ombrico. Adesso impianto un po' di ravanelle, la carota, e voglio provare anche quest'anno di impiantare questi fiori commestibili. Secondo me sarà molto carino con un po' di fiori colorati in mezzo all'orticello.
Ho impiantato anche altri lamponi con le rifiorenti, ho preso un po' di gialli, un po' di rossi, così che avranno i bambini per tutta l'estate, anche fino in autunno. Ecco, passati già alcuni giorni, i lamponi sono proprio belli, carichi proprio di frutto, cioè di lamponi. Ha una vegetazione favolosa, vedete come sono tutti pieni di lamponi, non vedo l'ora già che si maturano, che vedo qua tutto bello con dei bei colori. Anche le vasche, vedete, inizia già a uscire la cipolla, l'aglio, quello che ho messo, le ravanelle. Guardate voi se non avete un orto, anche su un balcone, no? Su un vaso, se seminate qualcosa, vi dico che la soddisfazione è enorme. Io qua, ad esempio, in questo vaso ho messo anche le carote. Ecco, qua vicino alla casa ho messo già anche un po' di pomodori, sono già fioriti, così ho sotto mano, no? Se, ripeto, se piovi o ecco, apri la porta e ti prendi quello che ti serve. Vi ricordate questo momento? Avevo pubblicato il video sui primi di marzo, come avevo messo i bulbi di tulipano dentro nel vaso. Al negozio mi hanno detto che i bulbi, se li metto così tardi, non faranno mai impossibile che ti fanno dei tulipani, perché il bulbo ha bisogno di stare almeno 2 mesi a prendere il freddo, diciamo. Guardate, io li ho messi e sono passate 3 settimane e già i tulipani sono fioriti, per cui vedete che insomma fioriscono. Anche le rose sono stracariche quest'anno proprio delle rose. Guardate, quando ero piccola e la mia nonna doveva seminare nell'orto che aveva tantissima terra, allora chiamava la mia mamma e diceva: ascolta, mandami la piccola qua che mi aiuta a seminare. La mia nonna diceva che quando io semino e cresce tutto, cioè esce tutto. E io ero piccola ancora, mi ricordo. E cosa facevo? Lei mi dava un po' di semi nella mia mano e io buttavo così sulla terra. Dopo aver seminato, lei mi diceva sempre: ecco, adesso sono sicura che il mio orto sarà bello ricco. Ecco, era lei così convinta di questa cosa.